E non... Bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge Allora ragazzi siamo tornati in casa Snow e la nostra è qui Intenta a preparare perché sono già arrivati gli ospiti, le bimbe stanno riposando Questo pure ragazzi è sfatto quindi dovrebbe riposare un pochino Mentre la nostra si... In, come dire... In, cerca di intrattenere gli ospiti Ecco... Mamma mia, eh, zia, un appetito. Spero che la cena ehm, sia presto pronta, immaginiamo che stia dicendo. Eh, sì. Um, come andrà ragazzi fra ste due oggi? Io non ne ho la più vaga idea. Scopri cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo tesoro? Niente. Stai tranquilla, proprio serena al massimo. Contro la rovescia della mezzanotte. Va bene, a mezzanotte guarderemo la tv, ma nel frattempo vorrei che tu chiacchierassi un po'. Eccolo qua. La faccia dell'allegria, ragazzi, tanto per cambiare, veramente tanto per cambiare. Fa una presentazione divertente con tuo zio, guarda perché veramente ma vi immaginate? Tra poco sarà capodanno, mezzanotte, insomma, eh, quali saranno i propositi? Io di non finire arrestata mai tesoro uh, ce l'auguriamo tutti e lei <ride> Ha detto una cosa che non dovevo dire ad alta voce no tesoro non, non dovevi dirla ad alta voce però apprezzo il fatto che tu voglia impegnarti eh, in simili propositi ecco ti prego Quindi, preferibilmente se... in zona ecco eh, lei si siede qui te immaginiamo però che abbia colto che c'è qualcosa che non va ragazzi perché secondo me lei mh, voglio dire no, conosce i suoi fratelli quindi, eh, e sorelle ovviamente, quindi sa che c'è qualcosa che non va lo nota subito. Quindi magari farà una conversazione profonda? Patata, hai preso da mangiare tu, ok? Tu? Forza, prendete del cibo per favore. <ride> Sai zia, le mie sorelle sono veramente molto, ma molto maliziose. Eh tesoro, lo sappiamo, purtroppo sì. Ora vieni qui e... Allora, tesoro, sono veramente felice che siete riusciti a venire per Capodanno, ma senti c'è qualcosa che non va per caso, non posso fare a meno di chiedertelo. Perché, ecco, lei immaginiamo ragazzi, che magari si era accomodata qui perché cercava no, di parlare con sua sorella, e lui, vedendo che è qui isolata, ragazzi, perché lui è un bonaccione proprio, verrà qui e magari cercherà di. Um, No, volevo provare Ecco, chiedile della carriera del tipo Allora, come va? Tutto bene? Tesoro, pure tu però non ti isolare eh, dalla famiglia Prova ad essere divertente con tua sorella Guardate quanto sono belli, ragazzi, tutti qui uh, Fai la scema, dai Quindi, eh, tutto bene? Ma certo, nulla potrebbe andare meglio, guarda E lei, mm, mi puzza, mi puzza Qui c'è qualcosa che non va eh tesoro, in effetti sì, non serve veramente un genio per capirlo. E magari dai, tu parla un po' con lo zio, del tipo fai una conversazione profonda con lui. Oddio, oh perché sì, loro si vogliono bene, ragazzi, sono dispettose con lei, ma le vogliono bene, cioè ehm, lo sanno che ovviamente non è adottata, lo sanno che ovviamente no, tutte le cattiverie che magari possono pensare e anche dire ovviamente. Però è più forte di loro, insomma, per, per farvela breve. Uh, tu qui, patata, scopri cosa sta succedendo. Ma cosa sta succedendo, tesoro? Non sta succedendo niente. Perché vuoi usare parole proibite con tua zia? Io non, ragazzi, veramente io non lo so. Descrivere un'amicizia immaginaria, eh, e quindi lei, no? Um, magari la rallegrerà anche ti sì, è già pensato a Pasqua. Sai, non lo so, sembra come se non sorga tanto il sole nella tua giornata. Hai dormito male, magari? Um, non saprei, perché vabbè che è bronto la ragazza, però, insomma, no. Um, anche al brontolio di Brontola diciamo c'è un limite e nessuno si sta affilando il poveraccio che è triste ragazzi da morire questa pensa ma perché dotto è così preoccupato cioè è sempre un po no uh, sul pessimista andante ragazzi però insomma dice ma come mai e magari tesoro tu um, ecco hai ascoltato tua sorella fare la scema e magari vieni qui e cerca di capire perché tuo zio insomma um, Sta in questo stato pietoso. Vediamo un po'. Potresti, potresti, ecco, discuti dell'umore di disagio con lui. Comunque, tesoro, mi sembri strana. Ma se dici che non c'è niente, eh, veramente, eh, non lo so. E lui, magari, immaginiamo, no, guarda, veramente te lo dico. Mi sento un sacco dell'immondizia per quello che è successo e lui, perché che è successo? Eh, tesoro mio, e eh, ora devi approfondire no, l'argomento. Vieni qui e magari immaginiamo che faccia di nuovo una conversazione profonda con lei per dire: Cioè, faccia anzi, una conversazione profonda con lei per dire: Ma perché scusami? Mm, non è che io voglia, come dire, impicciarmi o intromettermi, ma che cappero è successo, ecco no. Vediamo però allora. Mm. No, a questo punto potresti. Chiederle della giornata, cioè lui pensa che è successo qualcosa oggi che non va. Per scoppiare una guerra bello, semplicemente questo, eh, ma come una guerra, perché cosa è successo? Si tratta di soldi, ma quali soldi? Qua c'è di mezzo un lama. Per favore, ehm, non parlare così ad Alexander, non, già è stanco. Se parli così non gli fai capire niente, e lui, ma come un lama, non riesco a capire. Su, so, insomma, um, il tizio che sta con uh, Brontola di certo non perde tempo a prendere le mosche, capisci? Eh? Insomma, è un lama. Eh? Abbiamo capito. E lui, oh mio dio, ecco, pure la tromba immaginaria, tesoro. Bene, mi fa tanto piacere fidati io sono il maggiore so di quello che parlo ma veramente no tesoro tu non sei il fratello maggiore cioè sei il fratello maggiore rispetto a lei però lasciamo stare ragazzi quindi Alexander si sta facendo no um, eccola lì col bicchiere in mano e lei ma dai su ora mettiamo da parte la tristezza e brindiamo tutti insieme secondo me è un problema di letto cioè, mh, fra quelle due c'è qualcosa che ha a che fare con il letto e lei, ti prego, evita di dire queste cose, almeno a Capodanno stiamo tutti insieme, per favore. Eh sì, vabbè, insomma, ragazzi. Si è capito, si è capito. Allora, dunque, vediamo un po' le bimbe. Che c'è, tesoro? Sono uno strumento, che bello. Eh, sei stata divertente. Come devi proprio andare? Non ti senti a tuo agio? E eh, magari immaginiamo che, guarda, io non, non mi sento veramente a mio agio. Ragazzi, è stato bello, ma tesoro, boh, vabbè. Uh, comunque, guarda la tv di Capodanno, perché ragazzi, bisogna guardare la tv di Capodanno. È passato da quel dì, eh, ormai, però sapete che quando uno sta insieme ai sim, ragazzi, è una tragedia. Quindi, per favore, tutti a guardare la tv di Capodanno, vai. E magari tu, cara, sai cosa potresti fare? Perché non ci ho pensato prima, ovviamente. Sono sempre la più furba. Facciamo un bel gruppo con Brontola, Pisola, Dotto, Mammolo e Eula, purtroppo. Cucciola è andata via ragazzi, perché sì, si sente a disagio, quindi guarda il canale attuale insieme, e tutti iniziano ad andarsene perché tirano a brutta aria ragazzi, ma veramente, un capodanno un disastro, <ride> questo è stato il capodanno più divertente della mia vita, in pratica, eh, si è abbronzata, eh, ti prego, um... lui ha capito ragazzi che la figlia, insomma no? Capirai, ci gode, <ride> immagini i bigliettini che potrebbe mandarle. <ride> Ti prego, non dire così. Ma tesoro, stai ridendo anche tu, per favore. Ma tutti che ridono, non dovete prendere in giro vost le vostre zie. Piuttosto concentriamoci sul pasto che ha preparato la vostra mamma. Direi che è <ride> eh, meglio. Eh, sì, certo, come no, va bene. Tesoro, dovevi guardare la TV. Non dovevi metterti ora a sparecchiare. Ma io non lo so, ragazzi. <ride> non immaginate i botti che faranno tesoro, li hanno fatti i botti tu non eri presente ma credimi li hanno fatti eh, puoi guardare questo canale attuale insieme tesoro no hai deciso che non è il caso di guardare va bene mi fa molto piacere vieni qua tesoro guarda la tv di Capodanno ah no tu già stai guardando ma da dove scusami da qua giù va bene andiamo bene ragazzi non lo so allora magari così mm, guarda la tv di Capodanno dai la guardi tu Secondo me dovrebbero fare una lista. Tesoro, ti prego. Guarda, eh, veramente io non riderei molto. Tesoro, tu non ridi mai. Quindi voglio dire, non è una cosa. È veramente un capodanno col botto. Sì, tesoro, abbiamo capito che godi delle disgrazie altrui, ma ora falla finita. Ci credo che non è da ripetere. Mamma mia, ragazzi. Una schifezza è stata sto capodanno. Perché sì, diciamo che nel momento in cui Dotto se ne è uscito con questa cosa. Tutti hanno sentito. Cucciola se n'è andata in preda all'imbarazzo, ovviamente, e brontola mh, pure. E tutti poi. E lei, oh mio dio, non posso. Tesoro, non ridere perché non è proprio la cosa giusta da fare. E ripulisci. Oh mio dio, non posso crederci che nella mia famiglia capitino queste cose. Eh, lo so, tesoro, ma capitano. Forza, senti. Ti hai detto a sorella se magari, più che altro, io immagino lei voglia dire, ma senti io così a bassa voce. Ora parlate a bassa voce. Prima quando dovevate farlo. Tutti praticamente, no? Eh, mettere il racconto in piazza. Senti, ma dimmi un po' una cosa: ma tu la sapevi questa storia, eh? Sapevi di questa situazione. Non dirmi che lo sapevi e non mi avevi detto niente. E non dirmi che si tratta di soldi. Quello sta provando a fregare i soldi alle nostre sorelle. Per caso? Oh! No, non può essere così. Beh, non sapeva una mazza, fava ovviamente, ragazzi. Ma ti pare? Non sono tipi da prendere le mosche, quelle due? Cioè, insomma, sicuramente non Brontola. Beh, oddio, guarda. Um, da quando si sono trasferite non sono più sotto il mio controllo, non saprei. Tesoro, non è che tu sia la più sveglia del villaggio qua, eh? Guarda, piuttosto um, Brontola mangerebbe cibo spazzatura che farsi fregare. Sì, ma lo sai che Cucciola ha un animo così, no? È leggiadra, come una farfalla, la sua mente vola. Eh sì, tesoro, certo, la mente vola. Ovvio. Comunque, immaginiamo che dica, eh, mi raccomando, eh, dovessi scoprire qualcos'altro, per favore conto su di te, fammi cioè, tenimi aggiornata, qua che è, mamma mia, ragazzi, una schifezza sempre. Questa casa è una schifezza perenne proprio. È arrivato il giorno dopo, ragazzi. E la nostra è tornata da scuola per la prima volta senza il plumbob girato Perché ragazzi? Perché a scuola ha conosciuto qualcuno Infatti se vedete chiama qualcuno al telefono, chiacchiera con qualcuno Questa è ansiosa, no? Di parlare con qualcuno appunto E sta smanettando al cellulare da un po' Quindi chiacchiera con... Vediamo un po' ragazzi Ecco ha conosciuto lui Sai Gandhi e, come dire, secondo me c'è del tenero fra i due. Vediamo un po'. Ehi, hey. no, non è che io ti abbia chiamato, eh, ho trovato okay. una chiamata piuttosto. Ah, non lo so, come se è possibile, magari sai c'è stato qualche contatto. È strano, vero? Eh, sì, molto strano, in effetti. Beh, ok, c'è la prima stagionale televisiva, volessi magari venire a vederla? No, non sono io che te lo chiedo. Mia madre mi ha detto di invitare degli amici. Ho invitato anche tutti gli altri. Mica solo te, certo. Come no, ragazzi? In realtà, ha invitato solo lui. E metterà la triste scusa che um, gli altri non sono potuti venire. Ma certo, come no? Quindi, a questo punto, proviamo ad invitarlo. Invita nell'otto attuale proprio lui, ragazzi. Il caro Ai. Che uh, dal cognome, per stare insieme a una così, ragazzi, giusto. <ride> giusto quel cognome poteva avere, ci perché mi voglio mi dire. Eh, un domani, no? nell'ipotesi. Ecco, Gandhi arriverà molto presto. Eh, giusto Gandhi ci vuole con te, tesoro. Allora, dunque, vediamo un po'. Eh, balla al ritmo della musica. Perché lei, ragazzi, è un tipo. Mazza, oh, stava qua fuori questo, praticamente. Fatemelo vedere. Eh, non sembra male, ma entri così. Mm. Condividi l'entusiasmo non appena entrerà in casa, cara. Mamma mia, si gela, vero? Eh sì, guarda, infatti eh, mi dispiace dirtelo, ma gli altri non sono, ma dove però vai? Oddio ragazzi, la iniziamo, gli altri non sono potuti venire, immaginiamo lei subito abbia detto, proprio per colpa della tempesta, purtroppo, mi dispiace tanto, sai com'è? Mm, sì, certo, come no? Eh, guarda la prima stagionale, assolutamente sì. Sai, non so, ti interessa? Io sono molto interessata a lui. Beh, sì, sai, può essere divertente. Sai, sono un tipo che si interessa comunque a queste cose. Davvero? Quindi, io sai, non sono una tipa tipo che si diverte a cucinare maffine e cose del genere. Sono un po' diversa. Vediamo l'arte. Infatti, sono una cantante e lui. Ma davvero? Dai, ragazzi, non è male, è carino. E secondo me un Gandhi nella vita di questa tizia, ragazzi, ci vuole davvero. Quindi perché no? perché no ragazzi, io già li vedo questi due, oh, che vi devo dire, li vedo quindi vediamo un po' di mh, conoscerlo un po' meglio ragazzi, no, non chiedergli del fichi fichi perché chiedergli della carriera, ecco iniziamo col conoscerlo un po', rallegriamolo, e in questo episodio ragazzi, assolutamente, parla della tormenta, ecco la famosa scusa, eh, hai visto che tormenta, purtroppo mh, gli altri non sono potuti venire, per fortuna eh, che tu non ti sei fatto fermare da questa tormenta, e poi gli Canterà perché, sì, ragazzi, lei deve far sentire la sua voce da usignolo un po' a tutti. Figuriamoci se non a lui. Lei è convinta che ascoltando la sua voce uh, si innamorerà perdutamente di lei perché lei ha una cotta. Ma non sarà mai, ovviamente, la prima ad ammetterlo, vi pare? Eh, voglio dire, com'è fatta? Impara a conoscere, perché assolutamente sì, come minimo sarà un delinquente, non lo so ragazzi, perché ehm, per aver attratto una tipa del genere magari il nome è una copertura. Allora dunque, vediamo un po'. Beh, sai, io non amo il cibo spazzatura, quindi se magari non sai cucinare molto bene, non è il caso che tu mi offra qualcosa. Un eh, tesoro proprio no, guarda, non è proprio il caso. Mentre le bambine sono qui, chi sviluppa l'empatia, chi il controllo emotivo, perché ragazzi è tornata a casa Tiana, non con il plumbob girato, scherzate, ma no, di più. E quindi, che ve lo dico a fare, lui fra poco andrà al lavoro. Fra tre ore, caro mio, quindi fai una cosa, eh, vai in bagno, ti fai una bella doccettina e sei pronto per partire. Dunque, eh, no, canta, non cantare pure tutti. ti prego, caro mio, eh, una doccia riflessiva. Certo, cara, tu farti trovare in questo stato, ma vabbè, mm. tranquilla, ci penso io. E lei ha preparato la merenda, eh sì, la merenda, mm -hmm, voglio dire, ragazzi, come no. Vieni qui, cara, anche tu... Perché sì, lei deve fare questi obiettivi. Le tre bevande, ragazzi, mi sono un po' stufata a dirvi la verità, quindi vediamo se farle o no. Magari le farò off camera. E patata, tu potresti ancora scrivere nel diario? Perché no? Noi dobbiamo occuparci di tua sorella, perché sì, l'educazione è tutto, però. No? lui è un topo di biblioteca ragazzi ed è un tipo creativo uh, vanno proprio d'accordo sai, non vorrei sembrarti noioso so essere anche un tipo parecchio malizioso sai, eh, faccio di quelli scherzi e lei ma veramente, guarda non posso che complimentarmi con te, allora fai una conversazione profonda sei veramente da pollice in su insomma, certo tesoro da pallice in su Sai, io sono una ragazza di mondo, quindi non mi. come dire. non mi sconvolge se qualcuno fa degli scherzi innocenti. Tu sei proprio tipo da scherzo innocente, tesoro. Ecco, esprimi ammirazione sai anche io comunque sono un artista immaginiamo stia dicendo lui no um, ho fatto giusto giusto un dipinto che rappresentava un tramezzino al formaggio grigliato <ride> con gli occhiali da sole scommetto vero no tesoro il tramezzino non indossava degli occhiali da sole lui. <ride> come fate a indovinare ammazza oh, questi due si intendono ragazzi sento germori dei tamburi nel mio cuore eh, tesoro ma tu non ce l'hai un cuore no non è vero di pietra magari o di calcestruzzo però c'è allora dunque mh, non, pre non, pre non prendiamo le mosche, non passiamo il tempo così ti devo raccontare una storia sensazionale e anche raccontarti una barzelletta perché il desiderio suo è questo, caro, quindi non andrei proprio da nessuna parte buffo, racconta una storia buffa e qua blocca la porta per tutti tranne Anastasia, facciamo proprio così ragazzi, ho deciso che inizierò a fare così perché altrimenti mh, addio voi due state nella stessa stanza, quindi magari non ora, e lui ragazzi ha un po' il mh, è un po' a disagio perché dice ma la mia bambina la mia piccola già con un ragazzo che le ronza intorno, tesoro ma non dovresti essere felice che qualcuno se la porta via. Io guarda al tuo posto non vedrei proprio l'ora. Allora dunque vediamo un po'. Mm, tua figlia è qui, intenta, vedi? A scrivere sul suo diario, l'altra invece è qui. Vediamo un po' come sta messa, ragazzi. Perché insomma, rendiamoci conto: l'educazione è a palla. Io lei la vedo molto responsabile, ma quello crescerà mh, da sé. E mi è stato suggerito, magari anche volendo empatica, ehm, comunque sì, empatia comunque, quindi compassionevole. E ringrazio Chiara Channel per avermi dato questo consiglio. Perché sì, effettivamente la risoluzione dei conflitti io non la vedo molto sviluppata e lei. E per quanto concerne il controllo emotivo, ragazzi, invece. Mm, mm, diciamo, però sì, l'empatia non sarebbe male. Quindi, facendo volontariato come famiglia, scegliendo interazioni sociali che aiutino gli altri a fronteggiare gli umori negativi. Possono anche giocare con il proprio set da gioco medico. Quindi, tesoro, anche tu ti dovrai chiudere con l'allegro chirurgo qua, praticamente. E um, darti da fare perché sì, mm, assolutamente sì. Allora, ragazzi, fermi tu. Ti ama state proprio giocando? Vabbè, la sua stanza, magari. Uh, non è proprio la più grande però vabbè dai non ha importanza metti qui e patata una volta che avrai finito magari gioca al medico tesoro tu magari sai cosa potresti fare cara? Uh, fai il bucato, lava nella tinozza vai così perché uh, direi proprio che è il caso no però sua figlia... Eh, vabbè, ma allora ditelo. Ripara sto coso. Ragazzi, è un disastro tutte le volte sta casa. E poi fa il bucato e lava nella tinozza anche questo. Su. Caro, eh, lui guardatelo. Si è messo qui, fa finta di guardare la tv. Ma in realtà... <ride> sta spiando sua figlia. Allora, ehm, Lei fa la vaga del tipo... <ride> Papà, non metterti in mezzo, per favore. Eh, beh, sì, in effetti sì, ragazzi. Racconta una barzelletta. E io vorrei, ragazzi, anche assistere al compleanno... Della piccola Genoveffa, perché vi faccio notare questa cosa, dov'è? Ragazzi, eccola qua due giorni. Quindi vediamo se ce la facciamo, tesoro! Però, il fatto che vai a parlare in camera da letto, secondo me, non è che tranquillizza proprio tuo padre. Io te lo dico sinceramente. E tu, magari, una volta che avrai poi lavato, inviterai tua sorella, perché, sì, ragazzi, secondo me lei comunque un po' è rimasta turbata mh, nel vedere cucciola che se ne andava via così di botto, ok? E quindi magari la inviterà, assolutamente. Per chiederle, insomma, cosa cappero sta succedendo. Vai, disputa una lotta a palla di neve, perché no? Potresti, potresti, vediamo un po'. Ecco, canta! Le hai fatto sentire, cara la tua splendida voce? Uh, allora vediamo un po', creano, dispodono una lotta di palle di neve con il caro Sai, guardate ragazzi però, l'amicizia, vai! Un giorno canterò in un teatro, sai? Certo tesoro, come no! evviva E quando ragazzi arriva, diciamo cucciola, la nostra, ti vedo strana, ma che succede? Uh, no, sai il lavoro, l'impegno. Senti, ti prego, non raccontarmi sto disco. Sai che sono una persona pulita dentro e fuori. Quindi riesco a uh, riconoscere quando c'è qualcosa che non va. Uh, effettivamente, sorellina, hai sempre avuto una dote per capire quali sono i problemi. È come se tu potessi sentire le note. Non più melodiose che albergano nel mio cuore o vedere la tela non più colorata della mia vita. Eh sì tesoro, ora non esageriamo. Puoi parlarne con me, lo sai, ma cosa è successo? E quindi immaginiamo che... Um, guarda, sono rimasta come una statua. Ho scoperto questa cosa, lei ora sta raccontando tutto, no? Quel tizio non ha certo perso tempo a prendere le mosche. E lei... Ma tu non puoi farti abbattere da una situazione del genere, devi chiarire con Brontola, assolutamente, non è da te. Tu non hai fatto nulla di male dopo tutto, e lei diciamo che magari, no, le sta dicendo io, comunque ehm, mi sento in colpa, ma tu falle sentire, no? le, le tue motivazioni, puoi fare una conversazione personale profonda, falle sentire le tue motivazioni, lo so, ma sento come se ci fosse ormai una... Continua giornata di pioggia fra noi e... non lo so, secondo me neanche andare a mangiare cibo spazzatura aiuterebbe. Senti, mh, soltanto la morte non c'è rimedio, quindi per favore, ti prego, cerca di parlare con lei e convincerla. Ok, effettivamente mi hai, mi hai convinto, sorellina. E ora scusami ma questa casa fa schifo, ecco bene, mi fa tanto piacere quindi smania di pulizia tesoro. In effetti è una casa che a quanto pare fa schifo perché voglio dire, ecco qua, ambiente sporco. Eh sì ragazzi, fa, sta casa fa ribrezzo. Allora dunque, perché pure qua non lo so, vabbè. E quindi... Um, eh non vuoi fare i compiti perché sei stanca tesoro, va bene, allora fai una cosa, ti fai un pisolino. Tesoro um, no, direi che quest'ora ormai non va più bene, sta roba. Però magari potresti. Uh, 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 apri, apri. No, apri e ecco. Mangia questa. Dai. Dopodiché, magari un pisolino anche tu, perché, ragazzi, i compiti me li dovete fare, soprattutto una che proprio ha abbicata. Già si è messa a dormire. Buonanotte, suonatori, eh. Tu l'hai guardata. Tu Patata, dopo, uh, ti metti anche qua a guardare sta roba perché non vorrei mai uh, proprio che il declino, se no in questa casa tesoro, ma che c'è? Fai così, sostituisci. Ok ragazzi, siamo qui con la nostra piccolina che deve passare d'età e notare ragazzi che oggi è anche San Valentino. Quindi ho già avuto un'idea carina per il prossimo episodio, perché la nostra che fa tanto la vaga ragazzi, che ha invitato alla festa, guardate un po', ovviamente sempre con la scusa ragazzi che lei aveva invitato anche tutti gli altri amici, ovvio, eh, che scherziamo, lei non può sbilanciarsi, deve essere lui a fare il primo passo, però ho pensato che potesse essere una cosa carina ragazzi, concentrarci un po' su di lei per San Valentino, perché no? E quindi magari vediamo un po' che cosa puoi organizzare nel prossimo episodio Per ora, tuttavia, c'è il compleanno della piccolina da festeggiare Madonna, non ci credo, anche lei è adolescente Questa mangia, tesoro, ma io, vabbè Non potevi aspettare un attimo, mangiavamo tutti insieme la torta, vero o no? Non era possibile, questo guardate che fa il faigo, vabbè E la piccola Genoveffa è passata d'età, ragazzi allora, l'adolescenza, ti aspettano le pene d'amore, i pantaloncini da palestra sudati e gli sconvolgimenti ormonali, ti conviene prepararti bene, il viaggio inizia qui. Allora, io lei ragazzi volevo, lei pensavo di farla, di farla, di farla una, un amante della musica, perché comunque ehm, nel cartone, è vero sì che anche lei canta, però comunque nel cartone Genova F è quella che suona, quindi me la immagino comunque molto amante della musica diciamo e scegliamo un'aspirazione quindi potrebbe avere un'aspirazione proprio relativa alla musica a questo punto, E eh, buonanotte e quindi magari diventare essere un genere musicale, vuole essere un musicista e un cantatore esperto, perché no dai, io ce la vedo fatemela vedere da vicino tesoro che bella che sei guardatela ragazzi Bellissima, nel prossimo episodio, ovviamente, voi la vedrete già con il look, ragazzi, rifatto, sistemata e tutto quanto. Adesso, però, prendi un pezzo insieme perché ci sta. Festeggiate. Guardate, tutti agghindati, bellissimi. Ecco qui, notate, ragazzi, che c'è stata tizia per il catering. Io, vabbè, temo fortemente che schiatti anche questa, e quindi magari tesoro. Um, Prendi anche tu un pezzo insieme con il tuo amico. Certo, perché lui è solo un amico, ovvio. Oh, le ragazzi. Mamma mia, guardatela, che bella che è. Tesoro, ma sei contenta? Sei con L'unica che non è riuscita a mangiare una torta. Cioè, la torta sei tu, tesoro. Vabbè, um, mangia questi, tesoro. Guarda, tanto va bene lo stesso, no? oddio ragazzi, e nemmeno tu patata, non ti hanno lasciato niente, sta signora ma lei sta cucinando o sta solo sprecando le risorse qua, perché boh, um, vabbè, allora, vieni qui tesoro, tu prendi gli avanzi e quindi nel prossimo, però tesoro non è carino che lasci in disparte il tuo amico, anche perché vedi tua sorella già si è avvicinata con un avvoltoio, quindi vieni qui, fai un complimento sincero, e magari potresti, come dire, mh, dal regalo di San Valentino, ma che scherziamo, potresti però, come dire, no, mm, 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 chiedere della giornata del tipo, eh, scommetto che avevi meglio da fare che venire qui, vero? E quindi ragazzi, con la nostra, ma proprio davanti a tua sorella. È la festeggiata, spostati, non devi stare sempre al centro dell'attenzione. Vabbè, ragazzi, con il compleanno della piccola Genoveffa, che ormai tanto piccola non è, è diventata adolescente, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io mi sono divertita sempre un sacco a registrare. Adoro questa famiglia, ragazzi. Quindi mi piace sempre eh, tornare in casa snow, registrare, eh, dedicarmi comunque a loro. Ecco qua che è. Ha bisogno di divertimento, va bene sì, pa parla con lui così ti diverti, notare lei che sta qui come per dire cosa combina mia sorella se l'episodio le vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo ragazzi che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi trovate ragazzi le mie playlist la programmazione del canale ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay e macinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC ragazzi mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi attivate la campanellina perché soltanto in questo modo vi arriva una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblica un video quindi Solo in questo modo potete restare sempre aggiornati. Nel prossimo episodio fatemi sapere se vi piace l'idea di accompagnare la nostra ehm, aggiornata Anastasia al suo primo appuntamento con. Io lo chiamerò Gandhi per sempre ormai, quindi con Gandhi e fatemi sapere soprattutto se Gandhi vi piace, io lo trovo molto carino, e devo dire mi piace per lei, anche i tratti che ha ragazzi, mi... non lo so, mi piace un po' di biblioteca, creativo, mi piace molto, ce lo vedo con lei, non lo so perché, anche il cognome è adatto, quindi veramente fatemi sapere se vi piace come idea e anche se vi piacciono come coppia, perché no. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre al prossimo, ormai lo sapete su Simmers. E non.